anche quest'anno siamo arrivati alla nona edizione del Daytona Beach di Jesolo. Anche quest'anno i numeri ci sono stati favorevoli, abbiamo avuto un incremento, abbiamo allungato le piste, abbiamo avuto tanta più gente. Noi ci teniamo a questo evento e teniamo a confermarlo anche il prossimo anno, sempre con l'aiuto del Comune di Jesolo che ci dà supporto in questa manifestazione che fa la chiusura della stagione jesolana. Ringrazio tutti quelli che ci hanno aiutato a portare avanti questo evento, specialmente lo staff che mi dà supporto in questo e devo dire sono veramente bravi. Il Daytona è l'evento alla portata di tutti per far divertire tutti ed è un evento unico in Europa. Grazie a tutti. Guarda che adesso faccio passare, apriamo le piste. L'abito potrebbe sembrare un punto di rottura, ma se diciamo che è un punto di rottura questo, lo potrebbero sembrare anche altre cose qui insieme con me, perché si parla di agilità, si parla di essere capaci di guidare in situazioni impervie e credo che se il Vangelo non va portato proprio in questi posti in cui le situazioni sembrano un po' più pericolose e un po' più azzardate, credo che possiamo tenere il Vangelo dentro le sacrestie. Non sono qui a titolo personale, ma sono qui perché mi hanno invitato gli organizzatori del Daytona, perché in questa manifestazione confluisce un'altra manifestazione che avviene a maggio, diversamente fuori strada, dalla quale abbiamo devoluto insieme con gli organizzatori del Daytona 1000 euro ad un comune colpito dal terremoto nello scorso fine agosto. E diversamente fuori strada siamo qui e persone speciali che vogliono far vedere che tutto è possibile, soprattutto guardando nel volto e assaporando il cuore di queste persone speciali. Grazie a tutti voi dell'invito, grazie che rendete partecipi loro di una manifestazione come questa, grazie agli organizzatori, grazie al comune e alle forze dell'ordine e ai soccorsi che sono qui e rendono questa manifestazione gradevole, penso agli occhi di tutti.
una manifestazione speciale, perché comunque oltre ai motori e al divertimento, anzi è la terza edizione che faccio, è un crescendo di emozioni, emozioni perché ci sono motori, ma i motori sono accompagnati dalle persone e le persone vivono le emozioni. Quindi ringrazio il Daytona Beach, che è un contenitore speciale per tutte queste passioni, dai motori e anche aiutare il prossimo.